L'episodio della morte del padre, a cui è dedicato il capitolo 4 del romanzo, è centrale all'interno della vicenda e della vita dello stesso protagonista, Zeno Cosini. Zeno, infatti, ha già precocemente perso la madre e forse proprio anche per questo ha anche avuto un rapporto sempre molto difficile col padre, che viene immaginato, viene descritto come un ricco borghese, un agiato, benestante e ben conosciuto commerciante triestino. Rispetto quindi allora a questa figura che si presenta come forte, imponente, importante, il giovane Zeno non è mai stato in grado di relazionarsi nel modo dovuto, cioè non è mai stato capace di corrispondere a quello che il padre desiderava che fosse, una persona forte, anche come lui. Doveva Zeno continuare quella che era l'opera, il lavoro, l'azione del padre, quella strada che gli aveva già preparato. Ma Zeno non è mai stato in grado, forse non ha mai voluto essere questa persona. Ecco che allora si instaura subito un difficile rapporto emotivo, affettivo tra padre e figlio, soprattutto del figlio nei confronti del padre, di odio, amore, di sentimenti forti e contrastanti che, diciamo così, hanno poi perseguitato Zeno Cosini per tutta la sua vita e molto probabilmente, così gli viene diagnosticato anche dal dottoressa, sono la base di quella sua malattia che l'ha portato alla fine appunto in terapia psicanalitica. La psicanalisi in effetti ben studia, ben conosce, ben definisce questo tipo di rapporto conflittuale esistente tra padre e figlio, o comunque tra il figlio e il genitore del proprio sesso, e lo definisce conflitto edipico irrisolto. Cosa si intende? Cosa intende la psicanalisi con questo termine? Beh, intende di fatto l'attaccamento morboso del bambino nei confronti del genitore del sesso opposto, in questo caso nei confronti della madre, che viene appunto dal bambino ardentemente desiderato come oggetto d'amore. Tutto questo porta appunto il bambino a vedere il genitore del proprio sesso, in questo caso il padre, come un vero e proprio rivale che deve essere allontanato, eliminato anche fisicamente, in modo da poterlo sostituire, da poter soddisfare appunto il desiderio d'amore da parte del bambino, di unione con il genitore del sesso opposto. Questo appunto, se si sviluppa in maniera ossessiva, morbosa, dà origine anche a situazioni dal punto di vista psicanalitico assai delicate, sono quelle che in qualche modo, appunto, come abbiamo già detto, vengono diagnosticate dalla dottoressa Zeno, ponendola come base appunto della sua cosiddetta malattia, di questo profondo rapporto di odio-amore, di emozioni forti mai pienamente risolte, che in un certo senso hanno perseguitato tutta la vita di Zeno. In realtà, Zeno, pur non volendo, da un certo punto di vista, voleva anche essere come il padre, vedremo anche alla fine del romanzo, come ad esempio l'impegno, la capacità di dimostrarsi di essere un uomo d'affari capace, servirà a Zeno per dirsi anche guarito, non più malato, ma dall'altro lato non ha mai fatto niente nel corso della sua vita per essere tale. Ecco che allora il padre aveva sempre considerato il figlio un immaturo, un irresponsabile, tanto da aver affidato le sorti dell'attività, così nel testamento, al suo fidato amministratore. Non si fidava allora quindi di Zeno Cosini. Zeno Cosini può vivere senza lavorare perché sarà sempre la famiglia Olivi, dei fidati amministratori padre, a gestire i propri affari. Un vantaggio, ma anche uno svantaggio, in fin dei conti una profonda umiliazione. Quindi ecco come questo rapporto difficile si struttura fin da subito. Il giovane Zeno, ad esempio, ha fatto di tutto per dimostrarsi inetto, inadatto, incapace, da un certo punto di vista anche disinteressato agli affari e al lavoro del padre. Lo studio, ad esempio, Zeno non ha mai studiato, non è stato mai in grado, non ha mai voluto arrivare in fondo ad una facoltà
universitari, attribuiva tra l'altro tutto questo al vizio del fumo, da lui, diciamo così, precocemente iniziato, proprio imitando anche il padre a cui andava appunto a rubare dei sigari, a rovistare appunto nel panciotto per trovare delle monetine e così via. Ecco che allora tutto questo davvero si struttura in maniera molto complessa, articolata, difficile, per cui uno Zenone ormai non più giovane, ma ormai adulto, dimostra, diciamo così, anche tutto il suo astio nei confronti della figura paterna, viene raccontato anche nel capitolo 4, quando il padre viene proprio rappresentato come il simbolo di quello sciocco, incrollabile ottimismo borghese che Zeno proprio non sopporta. Un padre che in un certo senso Zeno ama e non ama, che vuole imitare ma di cui vuole distinguersi, che appunto ama e disprezza al tempo stesso, in un rapporto profondamente ambiguo, figlio di questo conflitto edipico irrisolto che lo Zeno adulto non è ancora stato capace di superare. Ecco che allora questo insieme molto complesso di vizi, di limiti, viene anche raccontato poi da Zeno, mettendo anche in scena come gli stessi errori che in qualche modo Zeno compie, la grande, gli stessi limiti della sua personalità adulta, lui li attribuisce ancora al padre. Abbiamo già detto come Zeno fuma, pur sapendo che il fumo fa male, ma anche il padre fumava, e questo Zeno lo dice chiaramente, così come anche Zeno a un certo punto nella vicenda tradirà la moglie Augusta e si racconterà la storia del suo amore per Carla. Ma sempre nel capitolo 4 Zeno ci dice come lui fosse ben consapevole, anche quando era giovane, come il padre tradisse la madre, cosa che non poteva non far soffrire il figlio. Arriva persino a dire che il padre non era neanche così bravo come tutti credevano negli affari. È vero che adesso gli Olivi gestivano gli affari al posto di Zeno, ma anche prima, dice Zeno, gli affari in realtà non li aveva mai gestiti il padre, li aveva sempre gestiti la famiglia Olivi. Vedete quindi come il rapporto è sempre conflittuale, figlio comunque anche tutto questo di un astio, di un problema irrisolto che davvero affonda le radici in quello che Freud chiama conflitto edipico, tra l'altro per chi non lo sapesse, il nome deriva, ecco, da un eroe tragico dell'antica mitologia greca, Edipo, che proprio inconsapevolmente nella tragedia greca finisce poi per uccidere il padre e per congiungersi carnalmente con la madre. Ecco, un groviglio, un nodo di passioni e di sentimenti distinti di morte, in qualche modo, che secondo Freud sono dentro in qualche modo ognuno di noi, che se irrisolti possono portare appunto anche tutta una serie di problemi psicologici una volta diventati adulti. Ecco che allora, con un conflitto edipico irrisolto, Zeno così ce lo dice chiaramente nel quarto capitolo, quando il padre muore è davvero una tragedia, una catastrofe da cui Zeno, ormai adulto, non potrà più tornare indietro, non sa più tornare indietro. Una tragedia che tra l'altro poi giunge improvvisa. Il padre s'ammala improvvisamente, subito i medici dicono a Zeno che non c'è più nulla da fare, che morirà in breve tempo. Zeno rimane sorpreso, scioccato, proprio perché il suo rapporto è ancora vivo, doloroso come non mai. Quindi, da un lato, Zeno non sa più, in un certo senso, non saprà più come potersi discolpare, giustificare da tutti quei continui sensi di colpa che ancora l'accompagnano, perché appunto tutto questo inconsciamente, inconsapevolmente si agita all'interno di Zeno e quindi ha bisogno in qualche modo ancora del padre con cui relazionarsi in questa maniera molto ambigua e complessa. Una volta che il padre morirà, come potrà lui in qualche modo giustificarsi? Come potrà lui in qualche modo cercare di essere migliore, cercare di essere come lui?
un qualcosa appunto che in maniera complessa continua ad agitarsi. Ecco, tutto questo noi lo vediamo proprio nel capitolo 4, quando viene tragicamente raccontata proprio la morte del padre. Quello che adesso finalmente andiamo un attimo a leggere, proprio è il momento forse, se vogliamo, più tragico dell'intero racconto, dell'intero romanzo. Così viene vissuto e ricordato ancora ad anni di distanza da Zeno Cosimo. Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano, lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticare il dolore fu dopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni. Fossero anni perché Zeno Cosimi riuscisse in qualche modo ad accettare, a superare la morte del padre, che comunque rimane ancora viva nel racconto che ne viene fatto. Appunto, anni dopo, così viene immaginato. Ma cosa succede? L'infermiere mi disse: c'era un infermiere che l'accudiva, appunto, come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore, che se n'era appena andato, mi dà tanta importanza, aveva appunto detto che il padre, l'uomo trovato, aveva bisogno di assoluto riposo. Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai a letto, ove in quel momento, ansante più che mai, l'ammalato si era coricato. Ero deciso. Avrei costretto mio padre di restare almeno mezz'ora nel riposo voluto dal medico. Questo aveva chiesto il medico, quindi ecco il figlio, in qualche modo, da un certo punto di vista, vuole mettere in atto quello che è stato il consiglio, la richiesta del dottore. Ma dietro adesso, in realtà, c'è un altro motivo, più vero, più profondo, e lo dice Zeno. Non era questo il mio dovere? Ecco allora questa domanda che svela la realtà. Il fatto di rispettare la volontà del medico è una scusa. È una bugia. Zeno, in fin dei conti, ne è inconsapevole. Questa domanda retorica lo svela. In realtà, attraverso questo atto, attraverso questo gesto, Zeno vuole modificare la situazione. Lui, il bambino, adesso è la persona adulta, forte, il padre non è più in grado di reagire e di resistere. Quindi vuole esercitare la sua forza, la sua potenza, la sua autorità in questo caso di uomo adulto, autorità paterna, nei confronti del padre. Vuole ribaltare il gioco psicologico che lui in qualche modo aveva sempre subito. Subito mio padre, non appena Zeno tenta di bloccarlo così, animato da buone intenzioni, ma non è proprio la verità, tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione, proprio una pressione fisica per tenerlo buono, tranquillo, altrimenti il padre si agita, e levarsi con mano vigorosa. Vedete come viene proprio descritta così la forza, l'autorità morale, spirituale, ma anche fisica di Zeno, che finalmente può esercitare, può ribellarsi anche fisicamente nei confronti del padre. Con mano vigorosa, appoggiata sulla sua spalla, glielo impedì, mentre a voce alta, ecco anche l'imperio, il potere della voce alta, gli comandavo di non muoversi. Per un breve istante, terrorizzato, anche un troppo debole, obbedì. Poi esclamò: muoio! Ecco la scena davvero più tragica. E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano, perciò egli poté sedere sulla sponda del letto, proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi, sebbene per un momento solo, impedito nei movimenti. E gli parve certo che io togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Vedete come vi sia un rapporto molto articolato, complesso di realtà fisica, dolore materiale, ma anche tutti questi elementi più profondi, emotivi, spirituali. Con uno sforzo supremo arrivò addirittura a mettersi in piedi. Ecco che allora qua quel gesto che non si capisce in realtà. Un gesto fino a che punto voluto. Insomma, alzò la mano, alto alto, come se avesse saputo che egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso, e la lasciò cadere sulla mia guancia. Ecco quello che viene appunto chiamato lo schiaffo volontario, volontario o involontario del padre. L'ultimo gesto punitivo, ancora una volta, del padre autoritario nei confronti del figlio colpevole, questa volta appunto di volerlo limitare nei movimenti, nel respiro, togliergli la luce, lo schiaffeggia. Poi,
scivolò sul letto e di là sul pavimento, morto. Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione. In realtà non si sa fino in fondo se il gesto del padre sia stato voluto davvero oppure no, se è stato involontario. Quello che conta è che certamente Zeno Cosimi, come un bambino, vive questo gesto appunto come l'ultima, l'estrema punizione del padre nei suoi confronti, che egli moribondo aveva voluto darmi. Con l'aiuto di Carlo, infermiere, citavamo prima, lo sollevai e lo riposi nel letto. Zeno adesso si comporta come un bambino colpevole che l'ha fatta grossa e adesso cerca in tutti i modi di scusarsi nei confronti del proprio genitore. Si paragona più volte ad un bambino, piangendo proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio: «Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato. Era una bugia», qua lo dice ad anni di distanza, lo svela chiaramente Zeno Cosimi. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più. Vedete gli atteggiamenti? «Ti lascerò muovere come vorrai». L'infermiere disse: «È morto». Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. La scena è davvero tragica, penosa, non soltanto per la morte di quel povero uomo, ma anche per il comportamento davvero nevrotico, esagerato, infantile di Zeno Cosimi, che come un bambino cerca disperatamente di scolparsi per l'ultima volta, ma non può più farlo. Il padre non può più ascoltarlo. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia innocenza. Zeno piange, piange, disperato, per la morte del padre. No, più che altro per se stesso. Si piange sempre per noi stessi, perché voleva discolparsi, dimostrare che non era colpa sua, che non era quel bambino cattivo che il padre credeva che fosse, e adesso non avrebbe mai più potuto dimostrargli come poteva davvero migliorarsi, verso chi dovevano dirigersi tutti gli sforzi di essere quell'uomo migliore. Questo appunto è quello snodo, quel garbuglio inestricabile di sentimenti, di passioni, di emozioni irrisolte che ancora vivono all'interno dell'ormai adulto Zeno Cosimi. Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L'infermiera doveva anche avergli ravviata la bella bianca chioma. La morte aveva già irriduito quel corpo, che giaceva superbo e minaccioso. Ecco, comincia lentamente il processo di superamento. Come ogni volta, bisogna riuscire in qualche modo ad accettare la morte delle persone a cui noi abbiamo voluto bene, o come in questo caso, delle persone a cui noi abbiamo, diciamo così, che abbiamo investito così tanto di emozioni e di affetti, per cui i sentimenti amorosi si legano ancora in maniera inestricabile e irresolubile con sentimenti di odio. Questa è la realtà profonda molte volte dei rapporti umani. Ecco che allora Zeno Cosimi lo vede ancora forte, potente, è ritornato, l'uomo forte di una volta, superbo e minaccioso. Le sue mani sono grandi, potenti, ben formate, erano mani di un morto, quindi livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte, ecco allora il padre, ad afferrare e punire, no? Quella figura appunto è punitiva che, diciamo, normalmente viene identificata la figura paterna con cui appunto aveva a che fare, in un certo senso, dal punto di vista emotivo-affettivo, ancora ormai adulto, ripeto, Zeno Cosimi. È troppo difficile, non volli e non seppi più rivederlo. Ci vorrà tempo per riuscire, diciamo così, a Zeno Cosimi, a trovare una sorta di pace interiore nei confronti del rapporto col padre, un qualcosa che in realtà quando lui arriva anziano, ancora malato, come dice lui, scrive, parla in qualche modo con il dottoressa, in realtà non è stato ancora pienamente risolto. Da di fatto questo processo comincia lentamente, Zeno accetta,
accetta quello che è la sua posizione del bambino, e quindi che in qualche modo vede il padre, ecco, quindi elabora, rielabora la figura paterna. Lo ricorda come una figura non soltanto superba e minacciosa, ma soprattutto debole e buona, come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia, e mi convinsi che quello schiaffo che mi era stato inflitto da lui moribondo non era stato da lui voluto. Ecco, non era davvero colpa mia, noi non lo sappiamo in realtà. Certo che uno ricostruisce la verità, la realtà, a sua immagine e somiglianza, per fare in modo che lui riesca a continuare a vivere, riesca ad accettare quello che è successo, ad accettare la propria personalità, come fa ridiventando bambino, accettando quella che è in un certo senso la sua condizione originaria. Divenni buono, buono, e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre più dolce, fu come un sogno delizioso. Eravamo ormai perfettamente d'accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte.